prossimi 8 anni come li vedete nella cucina? Cosa vi può raccontare la cucina? Io vedo che c'è un ritorno alle cose un po' più concrete, nel senso che anche i grandi chef secondo me continueranno a sperimentare, a fare cose particolari, però si concentrano molto anche sulla materia prima, sull'importanza di chi la fa, dove la trovano, e quindi sono praticamente i nostri concetti. Noi abbiamo questo negozio dove abbiamo tutti i prodotti selezionati, cerchiamo la piccola filiera e praticamente andremo sempre verso più piccoli produttori e cose più di nicchia, come stanno facendo i grandi chef, secondo me. Un abbinamento per il 2012 per due prodotti, secondo te? Cosa ti viene da proporre? Ma sicuramente io adoro la nostra carne, che abbiamo questo piccolo allevatore a Trezzo d'Adda che stiamo seguendo da quando abbiamo cominciato, e uno dei miei prodotti che preferisco è la cipolla, quindi la carne battuta al coltello e con una fonduta di cipolla. Ti dico il mio? Esatto. Il mio, secondo me, per il 2012 e anche il 2013, uno è una materia, qualità, in qualsiasi essa sia, e l'altra è il rapporto che bisogna tenere con il mondo esterno, e quindi il prezzo corretto, perché non dobbiamo dimenticarci in che momento stiamo vivendo, e quindi le sofferenze di tanti ristoranti, di tanti produttori. Quindi secondo me i due ingredienti saranno quelli: il prezzo finale per il cliente consumatore e la materia prima. Stimate o come chef o come persona in vita o anche non in vita in questo momento? Forse anche perché ho lavorato da Nadia Antonio Santini, però secondo me il ristorante per eccellenza, l'insieme della ristorazione fatta eccellenza, prodotti di altissima qualità, ricerca sul territorio, cose che facevano molti anni fa, riviste da Nadia, e secondo me è il massimo. Antonio, padronanza in sala fantastica, e quindi secondo me sono loro, sono, erano e saranno. Mi ripeto, anche per me, ma non è quello che fanno, ma è un modo di essere. La famiglia Santini è un modo di vita. Cioè un modo da seguire. Ma non da seguire per non c'è niente, però rispetto per tutto. Il valore ci ha segnato tuo papà, il valore ci ha segnato, rispetto per tutto. Quello è, sì. È secondo me. Forse il senso è, Santini è un modo di fare ristorazione. Quando vai da, sì, quando sei da loro è il suo metodo. Una modalità. Sì, una sì. Modalità. Sì, è un loro concetto. Santini. Sì, sì, sì. Famiglia Santini, sì. Già dalla nonna, la signora Bruna, il figlio, la Nadi, i figli. Un sapore, un profumo, qualcosa che rievoca quando si è bambini, cioè quello che avete vissuto da bambini. Beh, per me, non proprio bambino, però verso le scuole medie. Quando tornavo a casa dalle scuole medie, passavo per andare in cucina, a casa, a mangiare, dal negozio che era macelleria, e quando la mamma non c'era da fare mi tagliavo subito lì la bistecca e andavo a farmela, e quelli sono ancora adesso i profumi, quando li mettevo sulla padella o che la portavo e la tenevo in mano sentivo quello che sento adesso, io dove sono. Io da macellaio idem, io dal banco, e quindi la carne subito così col taglio, sentire il profumo che ha, e poi quando adesso fa il bollito, ieri la signora stavamo facendo il hamburger, mi ha detto: ma hai detto sto odore? E allora mi sono tenuto, ho detto: signora, parliamo a fare il vino buono, e poi l'odore è un'altra cosa. Questo è il profumo, hai capito? Quindi quelli lì sono ricordi, noi che nasciamo macellai per eccellenza, questo è il ricordo. Come conquistereste una donna di una notte e una donna di tutta la vita? Con che cosa? Ovviamente parliamo di food, non di altre doti o arti, via dicendo. Parliamo di... Non voglio dire che per me verrebbe facile, però proverei sicuramente facendogli da mangiare, sia per il subito sia per il lungo termine. Cioè nel senso. Se è una cosa più lunga, potrei stare su una cosa fatta a lungo, quindi un brasato, una cosa al momento, la battuta al coltello, avere questa sensazione che è lì che ti guarda, un bicchiere di vino, tagli la carne, insomma, c'è tutta un'atmosfera magica. Invece io, che sono meno bravo di lui, in cucina, infatti, no, nel brasato sicuramente no, le cose lì no,
un bel panino o con la mortadella, col prosciutto crudo, fantastico, abbiamo una mortadella. Per la donna di tutta la vita o per il momento? Per il momento, per il momento. Okay. Invece per la donna di tutta la vita un taglio di carne. Un taglio di carne. Dissetante. Acqua. Acqua. Uccidevole. Io. Niente. Fondente. Fondente. La pera. Fondente. Il suo purè. Okay. L'ultima è di questo aggettivo turgido. Il ghiacciolo al sedano che faccio d'estate col sedano di casa. Quello che stiamo facendo, la mia vita. Ora, ora. Ok, la nostra spilla, il nostro logo, sono tre colori. Se mi scegliete un colore, mi dite quale potrebbe essere un piatto, qualcosa che abbinereste. Secondo me, a me viene già uno, parlare di bambini e figli, chiaramente, però... Beh, rosso carne... Oppure, sì. Invece a me l'azzurro, l'azzurro, mare, cielo, cose leggere, piacevolezza, e quindi per la nostra carne è piacevolezza, non e è io, si sta anche è da come, voi, come sta anche da noi, quello, quello vacanza e quindi benessere. Rosso bene. Carne, azzurro vita. Ok, grazie. Grazie, grazie. Stavi rilassato, Gian Pietro. Adesso, stupido.